Allora, ragazzi, buongiorno. Inizieremo a parlare oggi dell'attrito. Quindi il titolo della lezione di oggi è, lo scriviamo qui a penna rossa con la lavagna, attrito radente. Attrito radente. Allora, cosa si intende per attrito radente? Cosa si intende per attrito radente? Quando si manifesta il fenomeno dell'attrito? Allora, il fenomeno dell'attrito si manifesta nel momento in cui noi abbiamo due corpi, li mettiamo a contatto e tentiamo di stabilire un moto relativo fra i due corpi. Facciamo un esempio pratico. Immaginiamo di avere due oggetti. Uno sia, per esempio, questa calcolatrice e uno sia questo telefonino. Allora, io sto mettendo a contatto questi due oggetti, premo un oggetto sull'altro e tento di muoverli l'uno rispetto all'altro. Tento di stabilire un moto relativo di un oggetto rispetto all'altro. Ecco che mi rendo conto che nel tentare di stabilire questo moto relativo di questi due corpi posti a contatto, io incontro una certa forza resistente che si oppone a questo mio tentativo. Questa forza è proprio la forza d'attrito radente. Allora, diamo una definizione di attrito radente e scriviamo: il fenomeno preferisco cambiare pennarello il fenomeno dell'attrito radente si manifesta quando tentiamo di stabilire un moto relativo fra due corpi posti a contatto. Quindi, ripetiamo. Quando si manifesta il fenomeno dell'attrito radente? Abbiamo fatto l'esempio praticamente di due corpi posti a contatto. Il fenomeno dell'attrito radente si manifesta proprio quando tentiamo di stabilire un moto relativo fra i due corpi posti a contatto. Quindi io pongo a contatto due corpi e tento di stabilire un moto relativo tra questi due corpi, sto cercando di eliminare questo riflesso di luce, anche se non è molto, molto facile, sto cercando di eliminarlo. Purtroppo non è molto facile eliminare questo riflesso di luce, l'inconveniente della diretta. Quindi il fenomeno dell'attrito radente si manifesta quando sostanzialmente tentiamo di stabilire un moto relativo fra due corpi posti a contatto. Nel momento in cui noi avviciniamo due corpi e li mettiamo a contatto e tentiamo di muoverli l'uno rispetto all'altro, ecco che si manifesta il fenomeno dell'attrito radente.
Allora, adesso iniziamo un pochettino a ragionare su questo fenomeno dell'attrito. Cioè, se io nei due corpi che sto mettendo a contatto esercito una forza premente maggiore, premo un corpo rispetto all'altro, mi rendo conto che maggiore la forza premente, maggiore l'intensità con cui io sto premendo un corpo rispetto all'altro, maggiore la forza d'attrito. Se invece i due corpi sono semplicemente appoggiati, li muovo facilmente l'uno rispetto all'altro. Se invece io premo un corpo rispetto all'altro, mi rendo conto che l'attrito aumenta. Ecco che l'attrito dipende da una forza che chiameremo forza premente, che è la forza con cui un corpo praticamente preme sull'altro. Allora, vediamo di chiarire meglio le idee. La forza d'attrito in quanto tale, cancelliamo la lavagna, la forza d'attrito in quanto tale è caratterizzata da un modulo, quindi la forza d'attrito è un vettore in quanto tale. È caratterizzato da, punto primo, un modulo, lo scriviamo a penna rossa, quindi un modulo, punto due, una direzione, punto 3, un verso. Queste sono già delle cose risapute. Quando abbiamo studiato i vettori abbiamo visto che un vettore si rappresenta mediante un segmento orientato e che un vettore è caratterizzato praticamente da un modulo, da una direzione e da un verso. Quindi la forza d'attrito radente è caratterizzata da un modulo, da una direzione e da un verso. Vediamo di capire quali sono, se abbiamo due superfici a contatto, due corpi posti a contatto, quali sono il modulo, la direzione e il verso della forza d'attrito radente. Partiamo dalla direzione. Allora, immaginiamo di avere due corpi posti a contatto e li disegniamo qui accanto. Quindi li rappresentiamo con due rettangoli. Questi sono due corpi posti a contatto. Quale sarà la direzione della forza d'attrito radente? La direzione della forza d'attrito radente, la forza d'attrito radente sarà un vettore di questo tipo, parallelo, sarà orientato, avrà direzione parallela alle superfici di contatto. Quindi qui possiamo scrivere la direzione della forza d'attrito radente è parallela alle superfici a contatto. Ok? Quindi, riepiloghiamo. L'attrito, la forza d'attrito è un vettore. In quanto tale,
è caratterizzato da un modulo, da una direzione e da un verso. Se abbiamo due superfici poste a contatto, la direzione della forza d'attrito radente, come abbiamo scritto, è parallela alle superfici a contatto. Quindi la direzione è parallela alle superfici a contatto. Definiamo adesso il verso della forza d'attrito radente. Il verso è tale da opporsi allo spostamento relativo dei due corpi. Facciamo un esempio. Se io ho questi due corpi a contatto, tengo ferma la calcolatrice e voglio muovere il telefonino, se muovo il telefonino, se la calcolatrice è ferma e tento di spostare il telefonino verso la vostra sinistra, la forza di attrito sarà orientata verso destra perché si oppone allo spostamento del telefonino rispetto alla calcolatrice. Se io invece al contrario tento di spostare il telefonino verso destra, la forza d'attrito sarà orientata verso sinistra. Quindi la forza di attrito ha un verso che è sempre opposto al verso dello spostamento. E allora questo adesso lo scriviamo. Quindi scriviamo, ci facciamo un po' di spazio e cancelliamo. Per quanto riguarda il verso della forza d'attrito, quindi scriviamo qui verso, il verso è tale da opporsi al vettore spostamento. Quindi se ho due superfici a contatto e io sia questa la superficie 1 e sia questa la superficie 2, la superficie 1 la tengo ferma e la superficie 2 tento di spostarla con un vettore spostamento verso sinistra, la forza d'attrito, la disegniamo in rosso, sarà orientata verso destra. Quindi il verso della forza di attrito è sempre tale da opporsi allo spostamento. Quindi la forza d'attrito ha sempre un verso tale da opporsi allo spostamento. Quindi se lo spostamento è un vettore, il verso della forza d'attrito sarà opposto rispetto al verso del vettore spostamento. Quindi abbiamo definito il modulo, abbiamo detto che il modulo della forza d'attrito abbiamo definito la direzione, abbiamo detto che la direzione della forza d'attrito è parallela alle superfici di contatto. Abbiamo definito il verso, abbiamo detto che la forza d'attrito è sempre un verso tale da opporsi al vettore spostamento, da opporsi allo spostamento relativo fra i due corpi. Non ci rimane che definire il modulo. Allora, dall'esempio che abbiamo fatto poco fa, abbiamo visto che tanto maggiore è la forza premente che preme un corpo contro l'altro, tanto maggiore è la difficoltà a stabilire un moto relativo tra i due corpi. Quindi da questo si evince che c'è una relazione tra la forza premente, e la forza d'attrito. In particolare, gli esperimenti mostrano che c'è proprio una relazione di proporzionalità diretta tra la forza premente e la forza d'attrito. Quindi la forza d'attrito è proprio direttamente proporzionale alla forza premente. Se quindi la forza premente raddoppia, anche la forza d'attrito raddoppia e così via. E adesso questo lo scriviamo alla lavagnetta. Quindi, per quanto riguarda il modulo, cancelliamo tutto, ci facciamo un po' di spazio. Quindi possiamo scrivere che il modulo della forza
d'attrito. È direttamente proporzionale, alla forza premente. Ok, quindi questo è importante perché questa affermazione proprio ci fa capire che il modulo della forza d'attrito è legato alla forza premente. In particolare, questo legame si esprime con una proporzionalità diretta. Cioè, gli esperimenti mostrano che se raddoppia la forza premente tra due corpi, raddoppia anche la forza d'attrito, se triplica la forza premente, triplica anche la forza d'attrito, e così via. Quindi c'è una proporzionalità diretta fra la forza premente e la forza d'attrito. Allora, adesso dobbiamo tradurre questo in termini di formula. Innanzitutto dichiariamo le grandezze fisiche che stiamo considerando. Quindi indichiamo con F con A è la forza d'attrito, la cui unità di misura ovviamente è newton, in quanto forza si misura in newton. Con K con S e K con D indichiamo due coefficienti, quindi questi due coefficienti sono rispettivamente il coefficiente d'attrito statico e quello dinamico, infine io qua non ho un po' di spazio, qua non riesco a trovare, infine indichiamo con F con P è la forza premente fra i due corpi, anche la forza premente ovviamente in quanto forza l'unità di misura ha come unità di misura il newton. Quindi, significato dei simboli. Prima di scrivere la formula dobbiamo chiarire appunto il significato dei simboli. F con A è la forza d'attrito, l'unità di misura è il newton. K con S, K pedice S e K pedice D sono rispettivamente il coefficiente d'attrito statico e quello dinamico, quindi K con S è il coefficiente d'attrito statico, K con D è il coefficiente d'attrito dinamico, F con P è la forza premente. Scusate, io qui ho commesso un errore, premente è la forza premente. Quindi, chiarito il significato dei simboli, la relazione che lega la forza d'attrito alla forza premente è proprio una relazione di proporzionalità diretta. Quindi, se avete scritto questo, io cancello e scriviamo la formula. Chiarito il significato dei simboli, possiamo scrivere la formula finale, che è proprio questa. La scrivo a lettere cubitali: F con A uguale K con S per F con P, quindi forza d'attrito statico uguale coefficiente statico per forza premente,
Quindi nel caso statico, invece F con A uguale K con D, coefficiente d'attrito dinamico, per forza premente nel caso dinamico. Nel caso dinamico. Perché abbiamo distinto il caso statico dal caso dinamico? Perché in realtà l'attrito è diverso nelle due situazioni. Se io ho due oggetti posti a contatto e sto premendo un oggetto contro l'altro, diciamo che la forza che mi serve per mettere in movimento un oggetto rispetto all'altro è maggiore della forza che necessaria per mantenere il movimento. Quindi la forza d'attrito di primo distacco, cioè che produce il primo movimento, il primo distacco del corpo, è maggiore della forza d'attrito durante il movimento. Quindi distingo un attrito statico, quindi una forza che io riscontro quando devo produrre il primo distacco. L'attrito statico è detto anche attrito di primo distacco, è un attrito dinamico che è una forza che ho durante il movimento. La forza d'attrito statico è sempre minore della forza d'attrito dinamico. Infatti questi coefficienti, tra questi coefficienti vale la relazione che il coefficiente d'attrito statico è sempre maggiore del coefficiente d'attrito dinamico. K con S è sempre maggiore di K con D. Cioè nel momento in cui io stabilisco il movimento tra i due corpi, la forza che devo applicare diventa poi minore. Quindi l'attrito statico è di fatto minore dell'attrito dinamico. È maggiore, scusate, l'attrito statico è maggiore dell'attrito dinamico. K con S è maggiore di K con D. Quindi queste sono le formule. Adesso andiamo avanti e diciamo due paroline su questi coefficienti. Allora cancelliamo e riscriviamo la formula, per esempio, che ci dà la forza d'attrito statico. F con A statico uguale K con S per forza premente. Allora, cosa faccio a questo punto? Il mio obiettivo è risolvere rispetto a K con S. Quindi obiettivo due punti, risolvere rispetto a K con S. Cioè voglio trovare praticamente K con S. Cosa faccio? Divido tutto per la quantità F con P. Allora, quindi riepiloghiamo. Il nostro obiettivo qual è? È trovare K con S. Quindi nella relazione F con A uguale K con S F con P, io voglio ricavare a K con S. Quindi il mio obiettivo è risolvere rispetto a K con S. Se il mio obiettivo è risolvere rispetto a K con S, in questa relazione F con A uguale K con S per F con P, divido entrambi i membri per la quantità F con P. Facciamo questa operazione, dividiamo entrambi i membri per la quantità F con P. Cancello per farmi spazio, quindi che cosa devo fare? Al primo membro ho F con A, abbiamo detto che dobbiamo dividere per F con P. Quindi scrivo F con A, linea di frazione F con P. Uguale, metto un'altra linea di frazione. Il secondo membro è K con S per F con P, è tutto. Quindi al numeratore scrivo K con S per F con P. Ma anche il secondo membro lo devo dividere per F con P. Quindi qui sotto ci metto un F con P.
Sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Abbiamo diviso primo e secondo membro per la quantità F con P. Ma al secondo membro F con P compare al numeratore e al denominatore. Quindi io posso semplificare questa quantità F con P che compare in entrambi, che compare a fattore al numeratore e al denominatore. Cosa mi rimane? Mi rimane K con S uguale F con A diviso F con P. Quindi il coefficiente d'attrito statico lo ottengo, ma anche quello dinamico, lo ottengo come il rapporto tra la forza d'attrito e la forza premente. Quindi ricordiamoci il significato dei simboli. FP è la forza premente. Ma facciamo praticamente un mente locale su una cosa. Qual è l'unità di misura di K con S? Dalla formula è evidente che comparendo una forza al numeratore e al denominatore, come unità di misura avrei newton fratto newton, che si semplificano. Quindi, in parole povere, l'unità di misura scompare. Possiamo quindi concludere che sia K con S sia K con D sono dei coefficienti che non hanno unità di misura. Quindi K con S e K con D non hanno unità di misura. Unità di misura. Non hanno unità di misura. Quando una grandezza non ha unità di misura, si dice che è adimensionale, cioè sono adimensionali, non hanno dimensioni fisiche. Adimensionali. Sono adimensionali. Non hanno dimensioni fisiche. Quindi, se io devo dare il valore per un coefficiente d'attrito statico, io dirò l'attrito statico, il coefficiente d'attrito statico fra questo, fra il tavolo e il pavimento è 0,8. Non devo aggiungere un'unità di misura, perché i coefficienti d'attrito statico e anche dinamico sono privi di unità di misura, sono delle grandezze adimensionali, quindi sono dei numeri puri, sono dei numeri. Un'altra caratteristica di questi numeri è che generalmente sono dei numeri compresi tra 0 e 1, quindi possono avere dei valori che vanno da 0 fino all'unità. Perché questo? Perché F con A è sempre minore di F con P, quindi il rapporto tra F con A e F con P, tra la forza d'attrito, gli esperimenti mostrano che la forza d'attrito è sempre minore della forza premente. Quindi il rapporto tra la forza d'attrito e la forza premente non potrà dar luogo a un numero maggiore dell'unità. Se io divido un numero più piccolo per uno più grande, otterrò un numero più piccolo dell'unità. Quindi K con S e K con D non hanno unità di misura e sono adimensionali. Ora, nel F con P dobbiamo tenere presente che F con P è la forza premente, la forza con cui un corpo preme sull'altro. Se però siamo nella situazione di un corpo poggiato su un piano, quindi se io per esempio ho un piano e ho un certo corpo poggiato su un piano, allora su questo corpo insisterà la forza peso, che indichiamo con P, e il piano reagirà con una forza che chiamiamo reazione vincolare normale, e indichiamo con N. In questo caso, nel caso di un corpo poggiato su un piano, la forza premente coincide con la forza peso del corpo stesso. Quindi nel caso
di un corpo poggiato su un piano orizzontale, la forza premente coincide con la forza peso del corpo. Quindi in questa situazione noi possiamo anche scrivere la relazione FA uguale K con S per P, per forza peso. Però non bisogna generalizzare, perché se io per esempio al posto di avere questo corpo poggiato avessi una situazione in cui questo corpo è poggiato ma su questo corpo insistessero altre forze, se avessi un'altra forza così, per esempio F1, non è più vero che la forza d'attrito è KS per la forza peso. Quindi in generale dovrei andare a vedere la forza premente. La forza premente in questo caso sarebbe la forza peso più la componente di questa forza lungo la direzione verticale. Però noi non ci complichiamo la vita con queste cose. Però è importante distinguere questo concetto, che la forza d'attrito è uguale al coefficiente d'attrito per la forza premente. Nella situazione in cui un corpo è semplicemente poggiato su un piano, allora la forza premente coincide proprio con la forza peso e possiamo scrivere anche la relazione K e FA uguale KS per P, dove P lo possiamo calcolare con la formula a noi nota M per G, dove G al solito è la costante, è un'accelerazione, poi scopriremo, e vale 9,81 N su chilogrammo. Quindi in generale la forza d'attrito è direttamente proporzionale alla forza premente con cui un corpo preme sull'altro. Nel caso particolare in cui abbiamo un corpo poggiato su un piano e non vi sono altri agenti esterni che esercitano altri tipi di forze, in quel caso la forza premente, la forza con cui il corpo preme sul piano, è proprio coincidente con la forza peso. Quindi in quel caso è corretto scrivere che FA uguale a KS per P, dove P lo possiamo calcolare con M per G. Questo è l'attrito, quello che abbiamo discusso, è l'attrito radente, abbiamo parlato dell'attrito radente statico e dinamico. Accanto all'attrito radente statico e dinamico ci sono anche altri tipi di attrito che adesso passeremo in rassegna. Quindi questo è attrito radente. Oltre all'attrito radente abbiamo un attrito che è detto volvente, quindi attrito volvente. L'attrito volvente si ha in un moto di rotolamento. Quindi immaginate che per esempio io abbia un barile di latta, lo faccio rotolare sul pavimento. Questo barile praticamente di forma a forma praticamente cilindrica, che ha una forma, supponiamo abbia una forma cilindrica, rotolando sul pavimento sarà soggetto ad una forza d'attrito che tenta di frenarlo, che è un attrito detto volvente. Quindi l'attrito volvente si manifesta in un moto di puro rotolamento.
Dopo abbiamo anche un'altra forma di attrito, che è detta attrito viscoso o attrito di mezzo. Quindi lo scriviamo attrito viscoso o di mezzo, attrito di mezzo. Questo tipo di attrito si manifesta quando un corpo, quindi scriviamo sotto, si manifesta quando un corpo, un oggetto, che chiamiamo genericamente corpo, si muove in un mezzo resistente che può essere, per esempio, l'aria oppure l'acqua. Quindi, se noi ci muoviamo in un mezzo resistente, incontriamo una forza d'attrito. Questa forza d'attrito è detta attrito di mezzo. Non so se vi è mai capitato di essere al mare e di camminare praticamente sulla battigia, quindi con una parte della gamba immersa nell'acqua e il resto del corpo fuori dall'acqua. Penso che tutti voi abbiate fatto l'esperienza che in questa situazione, se io tento di muovermi più velocemente, incontro una forza d'attrito maggiore. Infatti, la forza d'attrito di mezzo è proporzionale alla velocità con cui mi muovo nel mezzo. Allora, scriveremo quest'altra formula, che ci dà praticamente la forza d'attrito di mezzo, e scriveremo, indicando con F la forza d'attrito di mezzo, F con A, possiamo scrivere che F con A è uguale a meno beta, una costante beta per la velocità. Quindi F con A è la forza d'attrito di mezzo. Beta è una costante, V è la velocità. Quindi stavolta questa forma di attrito dipende dalla velocità, mentre l'attrito radente non dipende dalla velocità. Invece la forza d'attrito di mezzo dipende dalla velocità. In alcuni casi questa dipendenza è addirittura quadratica. La forza d'attrito di mezzo dipende in alcuni casi dal quadrato della velocità, quando la velocità assume dei valori elevati o in alcune situazioni particolari c'è una dipendenza dal quadrato della velocità. In generale dipende dalla velocità. Qual è la differenza tra questa formula e quella di poco fa? Intanto il segno meno cosa ci dice? Il segno meno ci dice che la forza d'attrito è la velocità, quindi il segno meno indica che F di attrito e V sono opposte. Inverso, hanno verso opposto. Quindi il segno meno indica che F con A e V in questa situazione hanno verso opposto, perché se la velocità è orientata in una direzione, la forza d'attrito è orientata esattamente in verso opposto. Quindi il significato fisico del segno meno è questo: il segno meno indica che forza d'attrito e velocità sono opposte, F con A uguale meno beta V. Beta è una costante. Inoltre c'è una differenza con poco fa. Stavolta beta non è una costante adimensionale, ha delle dimensioni fisiche ben precise. Scopriamo quali sono queste dimensioni fisiche. Lo posso scoprire
subito, perché se io parto dalla relazione F con A uguale meno beta V e divido per V, quindi dividiamo per V, ottengo F con A diviso V uguale meno beta V diviso V, da cui mi viene che beta è uguale a meno F con A fratto V. Stavolta, dal punto di vista dimensionale, questo beta ha le dimensioni sopra un newton, sotto metri al secondo. Questo lo posso ancora riscrivere newton per secondo fratto metro. Quindi stavolta beta ha delle dimensioni fisiche, non è più come nel caso dell'attrito radente adimensionale, ma ha delle dimensioni, e queste dimensioni le abbiamo anche scritte. Quindi con questo abbiamo concluso la nostra lezione teorica sull'attrito. La prossima volta faremo degli esercizi. Arrivederci.